il Papa dice: no signori, no, tu per regolarti e camminare non basta che guardi la tua coscienza, non vale niente. La tua coscienza deve riferirsi a Gesù Cristo, allora sei a posto, non la tua coscienza. E pensate, a tutta la diocesi, a Trento, era insegnata questa dottrina. Allora voi andate nelle parrocchie, è un disastro. Mi ricordo io predicavo qui vicino, qua, su per la valle, andate su Valpineno, passate Basilga, Montagnaga, dove è comparsa la Madonna, andate su a Bedollo, e io predicavo in una parrocchia, lì alla parrocchia di Bedollo. Aspetta, io cos'è che dicevo in chiesa? Per dirvi la confusione, come che bisogna chiarire Padre Pio, Madre Santa. Mi ricordo un giorno mi ha detto, con tutta la confusione che c'è, eravamo nel 59, e già lui mi parlava della confusione. E io sono stato sempre attento, se Padre Pio mi parla della confusione, sono sempre stato attento a seguire il filone della confusione. Allora io predicavo qua a Bedollo, avevo spiegato il Vangelo, e cos'è che avevo predicato? Quello che dice il Papa. Non faccio tempo ad andare in sacrestia, che mi piomba dentro il parroco, che non avevo ancora messo giù i paramenti. E dice, cos'è che si è permesso di dire lei in chiesa? Padre, dico, ho detto quello che dice il Papa. Tranquillo, no? Ah, dice, ma noi abbiamo il Vescovo qua. Allora io gli ho risposto, così, sapete, gli ho detto, a me dico, se il Vescovo va d'accordo col Papa, tale il Papa e tale il Vescovo, per me non c'è... Ma dico, ma guarda che se il Vescovo non va d'accordo col Papa, con tutto il rispetto, lo sotto i tacchi delle scarpe il Vescovo. Ma voi ridete, ma sapete voi, dopo se il parroco vi dice tu non dici più messa qua, io bisogna che vada via. Credete voi che le parole bisognava pesarle, ma lì il punto era che non bisognava aver paura. E allora, quindi ci siamo, sapete, eravamo proprio in contrasto, cosa capita? Che cambiano il vescovo. Allora, il fratello del vescovo che è venuto dopo, che è morto anche questo vescovo, mi ha detto a Vicenza, il Papa ha mandato mio fratello vescovo a Trento per rimediare a tutti gli sbagli di Gottardi, proprio sulla famiglia. Con un vescovo nuovo, allora questo parroco, capite, finalmente mi dice, ma vede qua, questo è il sinodo, vede cosa è scritto? E lì c'era l'errore fondamentale, per cui capite, tutta la diocesi andava avanti sbagliata, ma capite, fuori di Dio, fuori di Gesù Cristo, della legge di Dio. Ecco la confusione. Mi capite un pochino? Benedico l'ultima l'ho detta prima, che stavamo mangiando, e che non l'ho portato via il giornale, perché, capite, avremmo dovuto parlare ieri anche della confessione, ma vi posso portare il giornale, prima pagina del giornale, qua di Trento, cos'era scritto? L'arciprete del Duomo, capite, sconfessa il confessore che aveva mandato via una donna senza soluzione perché conviveva. È vero, signorina? È vero? Ecco qua. Sul giornale, sì, che era andata a confessarsi una donna che conviveva, il confessore in Duomo le aveva detto non posso assolverla, lei è andata dall'arciprete del Duomo, l'arciprete del Duomo a chi ha dato ragione, al confessore o alla scandalosa? Ha dato ragione alla scandalosa, ecco, capite in che situazione ci troviamo noi, ma mica 100 anni fa, quest'anno? Articolo così, col titolo così. Allora capite, bisogna cercare di avere le idee chiare. E dov'è che trovo le idee chiare? Devo ascoltare il Papa. Ecco il Papa cosa ci dice allora. Cos'è che dobbiamo fare noi? Il Papa dice, avete sentito? Il programma che vedo io è conoscere, amare e cercare di imitare Gesù Cristo. Seguendo chi? L'esempio dei santi. Perché i santi, capite, sono il Vangelo vissuto. Io prendo in mano il Vangelo, dice San Francesco di Sales. Prendo in mano il Vangelo, va bene, il Vangelo.
Ma il Vangelo, sapete com'è, dice San Francesco, è come uno spartito, come una musica scritta, capite come? Se voi prendete in mano la musica scritta, vedo le note, ma se sento le note, se sento il suono, i canti, gli strumenti musicali, che confronto? Un conto è una pagina scritta di musica e un conto è sentirla eseguita, sì o no? Allora, il Vangelo è lo spartito, i santi sono il Vangelo vissuto, la musica. Ecco che il Papa dice, perché io vi ho fatto tanti santi e tante sante? Perché siano i modelli che dobbiamo guardare. Allora, c'era a San Giovanni Rotondo un vecchietto insomma, che seguì, che era di Pietrelcina, si chiamava Davide, di cognome Aucone. Siccome adesso Padre Pio lo fanno santo, allora sapete, tutto quello che lui dice diventa norma di vita. Questo qua, capito, andava sempre a confessarsi da Padre Pio, da bambino, perché sua mamma era amica della mamma di Padre Pio. Allora, era sempre in chiesa, silenzioso, capite? Viveva come un eremita, aveva due stanzette lì a San Giovanni Rotondo, ma io andavo in casa sua, aveva mica la forchetta, cucchiaio e coltello solo perché la forchetta era già richiesta. Poverissimo, cioè era ricco, però viveva da povero, volontario. E gli domandavo, cos'è che le dice Padre Pio quando va a confessarsi? Mi dice sempre, guardiamo i santi. E adesso se lui diceva a Padre Pio di guardare i santi, adesso devo guardare il santo adesso, Padre Pio, capite? Adesso vale per lui guardare i santi. E allora cercare di capire, imitare Gesù Cristo, seguire Gesù, come l'ha seguito e imitato Gesù Cristo, come l'ha imitato Padre Pio. Allora capite il Papa cos'è che dice? Il Papa dice così, vero? Che dobbiamo diventare contemplativi di Gesù Cristo, ecco il programma che dà il Papa. E il Papa dice così, dice, Gesù Cristo, state attenti, deve trovare posto nei vostri pensieri, nei vostri occhi, nelle vostre mani, nel vostro cuore, in una parola, in tutta la vostra vita. Dovete poter ripetere con San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E com'è che faccio, com'è che avviene, ora il Papa dice, com'è possibile che Cristo viva in te? Com'è che faccio a conoscere se Cristo vive in me? Ecco gli esercizi. Questo programma, e io lo vivo? E se voglio viverlo, com'è che posso realizzare questo programma che Cristo vive in me? E allora il Papa spiega, che è quello che noi dobbiamo meditare così in questa meditazione, dice, in voi e vive quando lo invocate con la preghiera. Allora se io prego, porto avanti la vita spirituale, capite, allora Gesù Cristo vive in me. E Padre Pio com'è che diceva? Diceva, per me vivere è Cristo. E poi com'è che diceva? Sento di poter dire davanti a tutte le categorie di persone, senza timore di essere smentito, non sono più io che vivo, Cristo vive in me. Siate i miei imitatori come io lo sono del Cristo. Ecco allora gli esercizi spirituali che hanno lo scopo di portarci a meditare su Gesù Cristo per conoscerlo, per amarlo sempre di più e per poterlo imitare. La parte fondamentale degli esercizi spirituali è Gesù Cristo. Allora state attenti al punto. Vi ho detto che se volete fare gli esercizi spirituali per conto vostro, basta che prendiate il libro di Lucia. Allora sentite. Lucia com'è che dice? Lucia dice così. Io dice, ho capito, ecco qua, che ogni cristiano e ogni cristiana è chiamata a che cosa? Alla perfezione della vita cristiana. Ognuno di noi. Ecco, dov'è che io ho capito che ognuno di noi è chiamato alla perfezione della vita cristiana? Sapete perché, dice? Perché nel 1917, nella sesta apparizione, dice, ci sono state tre grandi rivelazioni a Fatima. Allora, io ho capito, dice, il significato di quelle rivelazioni, di quelle apparizioni. Mentre avveniva il miracolo del sole, al 13 di ottobre, nel cielo noi
Abbiamo visto l'apparizione della Sacra Famiglia, ecco, abbiamo visto l'apparizione di Gesù Cristo, uomo perfetto, adulto, e vicino a lui la Madonna addolorata. E dopo cos'è che abbiamo visto? Abbiamo visto l'apparizione della Madonna vestita da suora carmelitana. Ora lei dice, io ho capito adesso il significato di queste tre grandi, le chiama apparizioni, rivelazioni, capite? Le chiama. Ho capito il significato. Qual è il significato? Perché la Sacra Famiglia? Perché la Sacra Famiglia? Perché Dio chiama ogni famiglia a essere famiglia cristiana. Per quello ha fatto vedere Dio la Sacra Famiglia. Su quella deve impostare la regola di vita, la maniera di vita ogni famiglia. E allora qua sapete cos'è che dice Lucia? Sentite adesso. Perché qua ci siamo dimenticati dei comandamenti. Allora Lucia dice, se tu hai figli che non vanno in chiesa, attento che devi rispondere tu a Dio. Tu padre e tua madre, ecco qua. Quanto detto rimane valido anche quando affidano i figli a educatori competenti. Ma ho messo i miei figli dalle suore, ho messo i miei figli dai salesiani, capite, e non vivono più da cristiani, da cristiane, tanti dicono. Ci si manda i figli alla scuola, ci si fida dei maestri, si mandano in parrocchia, ci si fida del parroco, dell'oratorio. Però, dice Lucia, no cari, sentite com'è che dice. Quanto detto rimane valido anche quando affidano i genitori i figli a educatori competenti, perché nel loro cuore ciò che rimane inciso più profondamente è quanto è stato assorbito tra le braccia paterne e nel grembo della madre. Non c'è nulla che possa esimere i genitori da questa missione sublime di educare i figli alla fede. E allora dice, Dio l'ha affidata a loro e a lui ne devono rispondere. Se trovo i miei figli che non vanno in chiesa, che non pregano, che non si confessano più, che non vivono più da cristiani, la colpa di chi sarà prima di tutto? Dei genitori. Devono rispondere a Dio. Vuol dire che non erano santi. Capite, gli esegeti spirituali sono, cari miei, per sentire la spada dentro nel cuore, per dire madre santa, la spina. Adesso per rimediare se non siamo stati come dovevamo essere, riparare più che possibile nel tempo che Dio ci dona. Ecco, dopo ti spiega perché Gesù Cristo si è fatto vedere a Fatima, perché la Madonna ha detto farò un grande miracolo perché tutto il mondo creda. Quindi quel miracolo era per tutto il mondo. Quelle apparizioni per ogni persona. Perché Gesù Cristo si è fatto vedere adulto? Perché Gesù Cristo, la Madonna, Dio ha fatto vedere la Madonna addolorata vicino a Gesù Cristo adulto? Allora lei spiega, Lucia. Dunque, gli esercizi spirituali, io con Sant'Ignazio dovremmo passare adesso tutta la vita di Gesù Cristo. Tutta. Da dove? Dall'incarnazione all'ascensione al cielo. Sant'Alfonso, Sant'Ignazio vorrebbe 3 settimane, capite, 21 giorni, ogni giorno 4 meditazioni, di un'ora ciascuna, e passare tutta la vita di Gesù dall'incarnazione all'ascensione al cielo. Invece a noi capita aver poco tempo. Però ecco Lucia che ci viene in aiuto. Allora qui spiega, capite, e dice, perché Dio, ecco qua, perché? Dice, ecco qua com'è che dice. Nella seconda manifestazione, nostro Signore si è mostrato come uomo perfetto. Qua, capite, ci sono le 3 settimane degli esercizi di Sant'Ignazio. Si è manifestato come uomo perfetto e Nostra Signora come la Signora dei Dolori. Cosa significa questa apparizione? Con certezza assoluta, non lo so, ma dico cosa penso e cosa mi ha fatto comprendere Dio meditando su questi avvenimenti. Allora lei dice, può essere che la Santa Chiesa le dia un altro senso, vedete come lei si presenta umile, però ha l'approvazione della Chiesa adesso. Vuol dire che quello che lei dice, così, hai capito giusto. Allora lei dice,
Può essere che la Santa Chiesa le dia un altro senso o interpretazione. Se è così, io sarò pienamente d'accordo. Presentando dunque il mio umile parere, dico che questa apparizione è un appello alla pratica della vita cristiana, così come l'hanno vissuta Gesù Cristo e sua madre sulla terra, e ci hanno insegnato a seguire i loro passi con l'esempio e la dottrina. Ecco gli esercizi spirituali. Seguire gli esempi di Gesù Cristo e della Madonna. Perché si è presentato adulto? Uomo perfetto. Allora, cos'è che devo andare in cerca io nella vita di Gesù Cristo? Com'è che devo guardarlo? Ecco, allora qui capite, spiega, vedete nostro Signore? Allora dice, prendete in mano Gesù Cristo, seconda settimana degli esercizi. Bambino che nasce a Betlemme, giovane che vive a Nazareth, e dopo capite, adulto quando deve fare il prete, il missionario, come svolge la sua missione su questa terra. Allora, cari miei, a Nazareth com'è che lo vedo Gesù Cristo? Operaio. Lui si sottomette alla legge del lavoro, accetta il lavoro, che è quello che dobbiamo fare tutti quante volte, lo dice Lucia, il lavoro. Dopo cos'è che fa Gesù Cristo? Quando è arrivato il tempo di essere missionario, di essere l'apostolo dell'Eterno Padre, com'è che vedete che Gesù Cristo ha portato avanti la sua missione? Andava via coi cavalli, andava via coi carri, andava via col seguito. Alla sera lui non aveva neanche una pietra dove posare il capo. La povertà assoluta. E dopo capite, Gesù Cristo, la notte dov'è che la passava? Dormendo, pregando. Sicché Gesù Cristo com'è che ha portato avanti tutta la sua missione? Com'è che l'ha portata avanti? Col sacrificio, con la penitenza e l'orazione. Così ha fatto il prete Gesù Cristo. Ma capite adesso a questo punto cosa salta fuori? Che Gesù Cristo, ecco, Sant'Ignazio mi dice, sta attento adesso, che Gesù Cristo, vedi quanto è stato buono con te, ti ha creato, ti ha fatto suo figlio, sua figlia, ti ha perdonato tutti i peccati, ha preparato il paradiso per te, è misericordia infinita, ti ha fatto suo amico, sua amica, sai cos'è che aspetta adesso? Aspetta che tu aiuti la sua opera. Ecco, capite, gli esercizi spirituali, perché Sant'Ignazio li ha inventati? Per cercare anime, per promuovere, trovare persone che collaborano con l'opera di Gesù Cristo, per la salvezza delle anime. Uno può dire, ma io non sono mica prete, non sono mica frate, non sono mica suora. Allora Lucia di Fatima, sapete cos'è che dice? Cari miei, guardate, dice Lucia di Fatima, che Dio rivolge a ogni cristiano e ogni cristiana che cosa? L'appello all'apostolato. Ogni persona, se tu sei battezzato, cresimato, credi a Gesù Cristo, tieni a mente che Gesù Cristo aspetta che tu lo aiuti, ecco qua, che tu lo aiuti alla sua opera. Perché Gesù Cristo è venuto su questa terra per portare a compimento un'opera, quella che gli ha affidato l'Eterno Padre, la salvezza delle anime. E ora Gesù Cristo aspetta che ogni persona male aiuti. La prova, dice Lucia, che la Madonna, Dio, il Paradiso, i Santi aspettano, vogliono che ognuno di noi collaborino con, siano apostoli? Ma certo no. Sei un bambino, sei una bambina. La rivolta a una bambina di sette anni, di sei anni? Sei ammalato, sei giovane, sei operaio, qualunque cosa tu faccia, sta attento. Che per ognuno valgono le parole della Madonna. Eccola qua. Le parole della Madonna sono queste: molti e molti si dannano perché non c'è chi prega e si sacrifica per i peccatori. Ora la Madonna, quando dice queste parole, cos'è che vuol dire? Dice così, vuol dire che ognuno, eccolo qua, dice qua, tredicesimo appello del messaggio, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro. In queste parole che la Madonna viene a portare dal cielo, c'è l'appello per ogni persona. Naturalmente io, perché devo lavorare, perché devo fare l'apostolato? Intanto prima di tutto per quelli della mia famiglia.
Allora ecco Lucia, in questo passo il messaggio ti chiede l'apostolato presso i nostri fratelli. L'apostolato è la continuazione della missione di Cristo sulla terra. Dobbiamo essere cooperatori di Cristo nella sua opera di redenzione, nella salvezza delle anime. Esiste l'apostolato della preghiera, c'è l'apostolato del sacrificio e dopo dice l'apostolato della carità. Quindi, in primo luogo abbiamo l'apostolato della preghiera. E allora spiega, capite? Pregate in unione con Cristo per la salvezza dei nostri fratelli. Dice, Gesù Cristo continua a essere in preghiera sulla terra nel sacramento dell'altare, dove si offre costantemente al Padre come ostia di propiziazione per la salvezza degli uomini. E per la nostra unione con Cristo nell'Eucaristia che la nostra preghiera si innalza fino a Dio per la salvezza dei nostri fratelli. Capite adesso, state attenti, dice Lucia. Gesù Cristo che si fa vedere uomo perfetto, sapete, dopo dovete guardarlo, non solo mentre lavora da operaio a Nazareth, sotto la legge del lavoro, che lui accetta come espiazione, come sacrificio, come penitenza. Dopo, non basta che lo guardiate che cammina per le vie della Palestina, non ha pietre dove posare il capo, passa le notti in preghiera, sempre in mezzo agli ammalati, sempre in cerca dei peccatori. Ecco Gesù Cristo apostolo, a cui chiama anche me. Ma dovete guardarlo, dovete guardarlo. Quando è ora di dare la vita, Gesù Cristo che muore in croce, capite Gesù Cristo adulto? E dopo dice Lucia, state attenti. Quel Gesù Cristo che è nato a Nazareth, che è nato, dico, a Betlemme, vissuto a Nazareth, camminava per le vie perché è finito sulla croce, sapete dove si trova? Nel tabernacolo, eccolo qua. Allora questo libro, sapete cosa ci insegna a tutti? Ah, ci insegna, quando l'avete letto, dovete dire, Madre Santa, io bisogno che ami il prossimo. Che nel mio cuore ci sia l'amore verso il prossimo. Che cerchi di aiutare, prima di tutto qui, della mia famiglia. E dopo, com'è che devo fare per ottenere questa salvezza? Ah, bisogna che cerchi di vivere unito a Gesù nell'Eucaristia. Dove c'è Gesù Cristo, vero, ma aspetta, Gesù Cristo immolato, Gesù Cristo che butta sangue. Vedete Lucia che ci insegna come dobbiamo impostare la nostra vita. Ma siamo chiamati a essere tutti veri cristiani, imitatori di Gesù Cristo. Ecco allora, per portare avanti, dunque Gesù Cristo ci chiama alla sua opera, capite, a collaborare con la sua opera, ma collaborare per la sua opera, sapete cosa vuol dire? Collaborare con la sua opera, bisogna avere, cercare di avere, di riprodurre in noi le virtù di Gesù Cristo. Allora, tu collabori con l'opera di Gesù Cristo tanto quanto cerchi di imitare le sue virtù, la sua umiltà, la sua carità, la sua pazienza, la sua purezza, la sua castità, la sua verginità, la sua carità, la sua misericordia, la sua orazione. Ecco gli esercizi spirituali. Gli esercizi spirituali hanno lo scopo di portare l'anima, dunque abbiamo detto, Dio il Creatore, il Sovrano Signore, Lui mi ha diritto di domandarmi conto di ogni parola, di ogni pensiero, di ogni atto. Mi devo rendere conto. Quando mi presenterò al tribunale di Dio, cosa porterò via? I soldi? No. Non si porta via neanche il fazzoletto quando si andrà al tribunale di Dio di là. Niente, sapete, niente. Cos'è che si porta via? Però bisogna andare via con due valigie. L'anima e il corpo. Allora mi presenterò davanti al tribunale di Dio e Dio mi dirà, tu qua, era tu il corpo mio. Ha capito? È lui il padrone assoluto del corpo, della famiglia, della vita, il padrone assoluto, creatore, sovrano, io sono il Signore Dio tuo. E dopo, capite, mi domanderà conto di come ho adoperato l'anima, come l'ho custodita. E dopo sapete cosa mi domanderà conto? Cos'è che hai fatto per me? Lo mandate qua Don Nello, no? Lo mandatevi. Voi capite, quando ha conosciuto Padre Pio, allora ha cominciato a farlo conoscere, no? Ai parrocchiani,
E allora la gente andava in canonica, telefonava, suonava il campanello, la domestica, il parroco. Era seccatore, no, non so se mi spiego. Cosa viene a disturbare tutta questa gente a tutte le ore? E insomma, si lamentava, insomma, criticavano e... Fatti domandare. Finalmente sono riusciti a portare la domestica da Padre Pio. Era senza che nessuno le dicesse niente, capisce? Padre Pio cos'è che le ha detto? E dice, e quando, al tribunale di Dio le ha detto, sta attenta che non ti trovi con l'aria in mano, con le mani piene di aria. Capite il punto? Perché tu vedi, ti fa fastidio che suonino il campanello, ti fa fastidio aprire la porta. E quando, e com'è che cooperi tu allora l'opera di Dio? Al tribunale di Dio, mani piene di aria. Che meriti è che hai fatto su? E allora, per poter collaborare con l'opera di Gesù Cristo, cari miei, se io vado a casa, se vivo in famiglia, mi arrabbio sempre. Se vado a casa e capite, non sopporto, se vado a casa rispondo. Se, mi capite, mi manca l'umiltà, mi manca la pazienza. Cos'è che faccio io? Che testimonianza è che do a Gesù Cristo? Di Gesù Cristo a quei che vivono in casa con me? Ecco il punto. Allora, qual è la virtù, per esempio, che bisogna cercare di praticare al massimo? Sapete qual è? E Gesù Cristo l'ha detto o no? Amatevi come io vi ho amato. Quello che avete fatto all'ultimo l'avete fatto a me. Adesso il Papa fa Santa Teresa di Calcutta. Durante gli esercizi, Sant'Ignazio dice, prendete in mano il Vangelo e le vite dei Santi. Dovremmo prendere e studiare tutte le vite dei Santi. Allora, un esempio vivente, Teresa di Calcutta. Lei dice, no, quello che avete fatto all'ultimo l'avete fatto a me. E cos'è che insegna lei a praticare? La carità. Verso chi? Verso gli ultimi. Ma sapete, adesso veniamo al punto, veniamo un po' alla pratica. Allora il Cardinale Martini di Milano ha chiamato tutti i preti della diocesi, la più grande diocesi del mondo. E allora lui diceva ai preti, siccome non poteva riceverli uno a uno, dice inutile, inutile, dice, che voi predichiate ai fedeli che bisogna volersi bene. Inutile. La predica a dire vogliamoci bene, tempo perso, parole al vento. Sapete cosa dovete insegnare ai vostri fedeli perché imparino a amarsi? Non dite volete bene agli altri, aiutate gli altri. No, è parola persa. Per vivere la carità, l'amore vicendevole, cari miei, dice, gli ha detto l'arcivescovo, il cardinale, bisogna che ogni persona superi l'ambiente in cui è cresciuto. Perché dov'è che si è cresciuti? È un ambiente, capite, pieno di difetti, di egoismo. E dopo ci sono, ogni famiglia, capite, ha una struttura, idee sbagliate, mentalità sbagliata, magari insegnamenti sbagliati, di egoismo, di superbia, di vendetta, capite come le beghe capitano, no? È così, è colà, è questo e quello, baruffe, insomma. E dopo, l'anima cristiana, cos'è che deve superare? Tutte le passioni che ha dentro, la superbia, l'orgoglio, l'amor proprio, l'ambizione, l'invidia, mamma mia, ne abbiamo un'infinità di passioni dentro, un esercito. Era, se voi dite alla gente, vogliamoci bene, tempo perso. Dovete insegnare invece a pregare per vincere tutte le passioni che sono dentro. È l'educazione sbagliata. Se voi pregate, insegnate i fedeli a pregare sempre, allora avete insegnato che arriveranno dopo a praticare la carità. Quello che vale per la carità, capite, vale per tutte le altre virtù. Perché la vita cristiana, il cristianesimo, è vita soprannaturale, è mica vita umana, normale, capite, naturale, sì. Ma il cristianesimo, Gesù Cristo è venuto, ha portato una nuova creazione. Avete sentito Lucia che dice che bisogna immergersi in Dio, in questo mondo divino, che supera il mondo naturale, sì, che non ha la luce della rivelazione, che non ha la luce di Gesù Cristo. Allora capite, per
per vivere il cristianesimo, per praticare queste l'imitazione di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha detto vi conosceranno, potremmo fermarci su tutte le virtù, no, ma mi conosceranno che viete siete i miei discepoli se vi amerete gli uni gli altri come io vi ho amati. Allora, allora sapete cos'è che ci vuole? Ecco il Papa che lo spiega. Per vivere vita cristiana, per imitare Gesù Cristo, cos'è che bisogna mettere a fondamento della vita cristiana? Bisogna mettere a fondamento della vita cristiana la grazia. La grazia. Dov'è che comincia l'amicizia con Gesù Cristo? Dov'è che cominci a essere anche tu collaboratore di Gesù Cristo? Che devi vivere in grazia di Dio. Deve essere nel tuo cuore la grazia santificante. Ecco, le prime settimane degli esercizi, Sant'Ignazio cos'è che dice? Ehi, butta via i peccati, liberati dai peccati, fa bene la confessione, mettiti in riconciliati con Dio, che Dio è misericordia infinita, che la vita divina entri nel tuo cuore. Ecco qua. Porta nel tuo cuore Dio, la grazia santificante. Il Papa dice fondamento, capite? Fondamento. Eccolo qua il primato che deve essere dato a... Ecco qua il Papa com'è che dice. Dice, significa rispettare un principio essenziale della visione cristiana della vita, il primato della grazia. Allora gli esercizi spirituali, sono in grazia di Dio? Mi sono messo, ho dentro di me la grazia santificante? Ho domandato perdono a Dio di tutti i miei peccati? Ma capite, i peccati no? Per il Dio, portatene uno, portatene miliardi, è lo stesso. Ha il potere di distruggere tutto. E capite com'è fatto Dio, vero? Che mentre perdona ti abbraccia, ti fa nuovo, ti fa figlio suo di nuovo. Ti dà tutte le predilezioni, tutto l'amore, tutta la misericordia, tutto è a tuo servizio. E là, mi ricordo una volta, a uno padre Pio, sa, era andato a confessarsi, aveva un po' di paura, sa, e quando andato, e dice, non so, sono 20 anni che Gesù Cristo ti aspetta. Capite? Gesù Cristo aspetta ognuno di noi. Che ci abbiamo a riconciliare con Lui, metterci in grazia di Dio. La grazia di Dio com'è che si mantiene? Osservando i 10 comandamenti. Ecco la base. Allora, per quello bisogna conoscere bene la legge di Dio, i comandamenti. Ma come li spiega il Papa? Non come li spiega Pannella, per dire. Come li spiega il Papa? O il professore Veronesi, vi ricordate il ministro Veronesi, che il Papa diceva una cosa e lui diceva il contrario. Vedi in che ambiente che ci troviamo. Gesù Cristo, vero, se avete sentito il profeta, sarà contraddetto. Le contraddizioni che subisce Gesù Cristo. No, noi dobbiamo cercare Gesù Cristo. Seguire Lui e respingere le contraddizioni contro Gesù. Perché viviamo in un mondo di contraddizioni. Allora, dunque, ma dopo capite, la grazia santificante mi viene col sacramento della confessione. Ma dopo la grazia santificante, sare miei, io dopo devo vivere, praticare la vita cristiana ogni momento. Allora, sapete di quale altra grazia ho bisogno io? Momento per momento, atto per atto, ecco. In casa, per la strada, sul lavoro, di giorno, di notte. Nel ogni momento della mia vita, nelle disgrazie, nelle sventure, nella malattia, nelle ingiustizie, nei dispiaceri, io ho bisogno, capite, di superare tutte queste difficoltà, capite, seguendo Gesù Cristo, seguendo il Vangelo. Allora di che cos'è che ho bisogno? Ho bisogno di un'altra grazia che non viene spiegata quasi mai. Come? Sì. Sì. Allora, state attenti al punto, questo qui capite, se voi portate via queste 4 parole sulla testa, allora abbiamo fatto veramente con frutto questa meditazione. Per essere umili, per essere pazienti, per essere casti, per essere puri, per essere caritatevoli, generosi, disinteressati, sapete di cos'è che abbiamo bisogno? Ognuno di noi ha bisogno della grazia attuale, interna e efficace. Imparate queste 4 parole. Grazia attuale, interna e efficace. Grazia attuale, interna e efficace.
Sapete cosa? Perché si dice grazia attuale? Intanto è soprannaturale, è l'aiuto di Dio, che Dio solo ti può dare. Senza di me non potete fare niente. Allora Dio mi dà l'aiuto, lo dà a tutti, tutto, tutto. Ma capite? Non basta che questo aiuto, bisogna che l'aiuto di ogni momento arrivi dentro di me, interno. E dopo bisogna che sia così grande, così forte, che mi porta veramente a osservare i comandamenti e praticare l'esempio di Gesù Cristo. Per quello si dice grazia attuale, interna efficace, perché c'è la grazia attuale, esterna, sufficiente, che non vale niente. Dio ti aiuta, ma se tu non fai che questo aiuto diventi interno e efficace, non serve. Grazia attuale, interna e efficace. Allora state attenti il punto. Questo aiuto, grazia attuale, interna e efficace, mi viene solo con la preghiera. Ma state attenti a capire l'altro punto adesso. Sapete cosa vuol dire grazia attuale, interna e efficace? Vuol dire questo. Pazienza. Vuol dire umiltà. Vuol dire castità. Vuol dire povertà, diciamo, distacco del cuore. Capite? Contro l'avarizia. Dopo, la carità, la obbedienza. Prendete tutte le virtù. Sapete, grazia attuale interna efficace vuol dire al momento giusto l'atto di pazienza, l'atto di obbedienza, l'atto di castità, l'atto di povertà, l'atto di carità. Avete capito il discorso? Allora io non posso praticare, essere umile, paziente, caritateo, se non ho la grazia attuale interna efficace in quel momento. Questa grazia attuale interna efficace, momento per momento, atto, capite, secondo, nei vari momenti della mia vita, ha una sola sorgente, la preghiera. State attenti allora. Siccome umiltà, carità, pazienza, obbedienza, povertà, carità, capite, tutte queste virtù si riassumono in una parola sola. Si chiamano santità. Capite allora? Vuoi essere santo? Tanto sei santo quanto preghi. Perché la preghiera è quella che mi ottiene la grazia attuale interna efficace, ma grazia attuale interna efficace vuol dire umiltà, carità, pazienza, santità. Allora tu tanto sei santo quanto preghi. Ecco che Padre Pio dice, il segreto della santità è la preghiera. Mi avete capito il punto? Allora, ecco, siccome che abbiamo capito, tenete in mente, ecco che il Papa dice, com'è che dice il Papa? Allora dice, per realizzare il programma, imitare Gesù Cristo, al primo posto dice, ci vuole la preghiera? Ecco, priorità della santità, sì, ma quando dico santità è uguale priorità della preghiera. E io vorrei, dice il Papa, in ogni parrocchia è la scuola della preghiera, per insegnare l'arte della preghiera. E vorrei in ogni parrocchia insegnare che ci sia forse la scuola della santità per insegnare, capite cosa? Per insegnare la pedagogia della santità. Ma l'avete capita un pochino com'è? Questa santità è essere umili, pazienti, credetevoli, casti, disinteressati, puri. Ma capite, tutto questo cos'è uguale a grazia attuale interna efficace? Cos'è uguale alla grazia attuale interna efficace? La preghiera. Allora, preghi poco e hai poca grazia, sei poco umile, poco paziente, poco caritativo. Preghi, aumenta. Preghi sempre, hai tutto. Allora la rovina qual è del mondo oggi? Qual è l'insidia del diavolo che è riuscito a rovinarci tutti? Qui c'è una lettera di Lucia, ma l'avete tutti questa lettera qua? Allora dovete averla tutti, la leggo e finiamo la meditazione. Sentite come dice Lucia. Questa è una santa, la più grande che c'è sulla terra, la più grande. Parla con Dio, vede Dio, ha Gesù Cristo che le porta la comunione come i più grandi, come a Santa Veronica Giuliani, una delle più grandi mistiche che esistano.
Sentite una lettera che ha scritto un parroco italiano. Vedete che è la conclusione di quello che abbiamo detto fin adesso. Sentite la lettera. Dovete portarvela via e meditarla, leggerla, distribuirla. È la continuazione di questo libro, capite? Ma ancora più fina qua, un po', cioè. Questo qui è un capolavoro. Io ho trovato un parroco l'altro giorno, dice adesso faccio il catechismo ai giovani, agli adulti e ai ragazzi col libro di Lucia. Perché sono spiegati i 10, anche qui la signora, vero? Anche lei questo libro. Allora sentite Lucia. Fatevi fare la fotocopia. Dice così a un parroco che si chiama Don Antonio di Benevento. Dice, caro padre, ho ricevuto la sua lettera e i suoi libri e la ringrazio. Ho notato nella sua lettera che è molto preoccupato per il disorientamento del tempo presente. Abbiamo detto che siamo disorientati, vero? Avete sentito su tutti i punti. Allora, dice, è nella verità quando lamenta che tanti si lascino dominare dall'onda diabolica che schiavizza il mondo. E si incontrano tanti ciechi che non vedono l'errore. Ma il principale errore è che questi abbandonarono la preghiera, allontanandosi da Dio, e senza Dio tutto viene meno, perché senza di me non potete fare niente. Ci troviamo decaduti? C'è un'unica causa, abbiamo abbandonato la preghiera, che è la sorgente della grazia attuale interna efficace. Qua è tutto. Allora viene avanti Lucia e dice, ora ciò che soprattutto raccomando è che ci si avvicini al tabernacolo e si faccia orazione. Lì si incontrerà, ecco qua Lucia che dice, Gesù Cristo, uomo perfetto, ma che vivo nel tabernacolo. Dov'è che devo andare allora? Ai piedi del tabernacolo. È là la medicina di tutto. Allora dice qui, ora ciò che soprattutto raccomando è che ci si avvicini al tabernacolo e si faccia orazione. Lì si incontrerà luce e la forza per nutrirsi e donarsi agli altri. Donarsi con umiltà, mamma mia, sentite adesso, con soavità e nello stesso tempo con fermezza. Perché coloro che esercitano una responsabilità, genitori, preti, educatori, che una hanno il dovere di tenere la verità nella dovuta considerazione. Con serenità, con giustizia e con carità. Per questo hanno bisogno ogni giorno di più di pregare, di stare vicini a Dio, i genitori, di trattare con Dio tutti i problemi prima di affrontarli con le creature. Continui per questa strada e vedrà che vicino al tabernacolo troverà più scienza, più luce, più grazia e più virtù che giammai potrà incontrare nei libri, negli studi, né presso creatura alcuna. Ci chiama al tabernacolo, all'adorazione. Quello stanotte avete capito, perché lo qua si insiste. Allora, quello lì è simbolo, capite, per dire, aver esposto il Signore tutta la notte, è per dire che tornare a casa e dire bisogna che vada di più in chiesa, bisogna che mi metta di più in ginocchio davanti al tabernacolo. Quando sono andato da Padre Pio, la prima volta che l'ho visto, Gesù Cristo, me lo ricordo sempre sull'altare della, diceva messa ancora, nell'altare maggiore della chiesetta, non sull'altare di San Francesco. Ero lì, capite? Gesù Cristo. Sapete qual è stato il risultato? Io ho lasciato tutto, ho troncato tutte, stavo in chiesa anche 10, 12, finché la chiesa era aperta, stavo in chiesa tutto il giorno senza mai più stancarmi. Avevo riscoperto il tabernacolo. Gesù Cristo nel tabernacolo, vivo. È così che bisogna facciamo anche noi. Sentite Lucia che ci chiama, Sì. Non giudichi mai perduto il tempo che passa nell'orazione e vedrà come Dio le comunicherà la luce, la forza, la grazia di cui ha bisogno e anche quello che Dio le chiede. E questo è quello che importa. Continua e dice, fare la volontà di Dio, rimanere dove Egli ci vuole e fare ciò che Egli ci chiede, ma sempre con spirito di umiltà, convinti che da soli non siamo niente, e che deve essere Dio a lavorare in noi e servirsi di noi per tutto quello che Lui domanda. Allora, per questo abbiamo bisogno tutti di intensificare molto la nostra vita di interiore unione con Dio e tutto ciò che consegue per mezzo della preghiera. Che a noi manchi il tempo per tutto,
meno che per la preghiera, e vedrà come in meno tempo si farà molto. Qui è il punto che voglio dirvi. Satana cos'è che ha fatto? Tutti noi, ma specialmente chi ha una responsabilità senza la preghiera o che abitualmente sacrifica la preghiera per le cose materiali, è come una penna d'oca di cui ci si serve per sbattere l'albume delle uova, elevando castelli di schiuma che senza zucchero per sostenerli in seguito si disgregano e disfanno trasformandosi in acqua putrida. Per questo Gesù Cristo dice: voi siete il sale della terra, ma se questo perde la forza, lo zucchero dentro l'albume, a niente altro più serve se non per essere gettato via. E siccome questa forza solo da Dio la possiamo ricevere, abbiamo bisogno di avvicinarci a Lui perché ce la comunichi, e questa vicinanza si realizza solo per mezzo della preghiera, che è il luogo in cui l'anima si incontra direttamente con Dio. Raccomandi tutto questo a tutti i suoi fratelli e lo sperimenteranno. Vedete che vale per ognuno di noi? E poi mi dica se mi sono ingannato. Sono ben certo, e finisco, di quale sia il principale male del mondo attuale e la causa del regresso delle anime consacrate. Ci allontaniamo da Dio e senza Dio inciampiamo e cadiamo. Il demonio, eccolo qua, il demonio è astuto per sapere qual è il punto debole e attraverso il quale ad attaccarci. Se non stiamo attenti e non ci presumiamo con la forza di Dio, soccombiamo, perché i tempi sono molto cattivi e noi siamo molto deboli. Solo la forza di Dio ci può sostenere. Ecco Lucia. Abbiamo concluso. Se preghi, hai tutto. Se trascuri, sei perso. Antes da hora.